Buonasera, benvenuti. Buona nuova diretta. Questa sera magari aspettiamo un attimo che arriviate. Io parto sempre quinta. Madonna, avevo paura che non bevesse. Mi saluta il dottor P. Aspetta, allora. Teo, Eralda, marchio registrato, il dottor Pini, la ben nota Linda, e qui c'è Baby Rich. Ciao Baby Rich, ciao amore, saluto un po' tutti. Bene, allora, non c'è ancora nessuno? Noi salutiamo ma non si capisce chi. Facciamo un cin. Allo studio nuovo. Ma mi manca Pini. Ciao Valeria. Valeria un'altra. Valeria l'amica di Stronzifero. Allora, questa sera è una diretta gialla, a quanto pare. Sono giallissima, ma non ho littero. Litterizia. No, è proprio giallore. Anche lo scorbo. Lo scorbuto? No, non diventi giallo. Comunque, stasera non è un aperitivo ricciardino, perché è un aperitivo punto. Nel senso che stasera andiamo a festeggiare. Ecco qua, festeggiamo il Natale come studio, perché adesso siamo tanti. Cioè, sì, tipo la Pini mi prende per il fondelli dicendo cena aziendale. Beh, è sempre di più. Allora, questo è il nostro piattino. E adesso io ho già rubato la frittata. E quest'anno forse stasera andiamo anche a cena fuori, perciò sarà meglio che all'aperitivo ci teniamo un po', perché comunque ieri era Santo Stefano, l'altro ieri era Natale, e come tutti abbiamo gli avanzi in frigo. Ed eravamo da nonna Loredana. Eravamo da nonna Loredana, che cucina molto bene, e abbiamo un sacco di, come si chiama, brasato al Barolo, quello famoso dell'altro giorno. Allora, raccontateci un po' i vostri avanzi, ne avete avuto? Avete fatto come c'è scritto nella guida? Solo le cavallette. Allora, da Eralda non è avanzato. Da te non è avanzato. No, è avanzato ma l'ho già finito tutto. Noi siamo bene. Tanti. Eralda è una famiglia numerosa, ce lo vuoi dire? Quanti siete? Cinque. Mia mamma, mio papà e mia sorella. E io. Lei è la sorella più grande, eh? Ma tutti ne do uno. No, l'ho già mandato io. Oh, l'importante. Avanzi? Ma c'era poco in realtà da finire. Vabbè, anche da me sono già finiti. Vedi, perché questa è la gestione ricciardina del Natale. Tutti hanno fatto le cose molto misurate, no? Sì. Era sì, quest'anno. Ma ti dirò anche mia mamma l'ha esagerato. Meno del solito finalmente, perché lo sai. Questo è buonissimo. Ma non capisco cosa c'è. C'è del piccante. Tu lo stai mandando senza problemi, che questa cosa mi ma guarda che non è tanto piccante, per ripensando sì. No, ma l'avanzo è più caldo, che brava responsabilità di cioè non lo so, tu hai avanzato? Tu hai mangiato? Ha detto che il latte avanzato non si scalda. Allora, Dalia è ancora nella fase che mangia tutto molto misurato. Ma ha molta fame. Ma nessuno ci racconta dei suoi feste che avete avuto agli avanzi. Se siete rilassati. Allora, oggi ho litigato. No, ieri ho sgridato mia suocera. Che mi fa? Ho preso due chili. Loredana, la base, non ti devi pesare al mattino di Santo Stefano. Ti ha preso due chili o quello sgridato? No, che ha preso due chili, non mi ha detto che l'hai sgridato. Intanto mia suocera, fortunatamente, delle mie sgridate si gira di là e se ne frega. Esatto. Però, allora, chi di voi si è pesato? Intanto non te lo diranno mai. Non è no. Io volevo pesarmi, poi mi è venuto in mente che giorno era e ho detto no. Linda non mi pesa. Come Linda non mi pesa? Questa la voglio sapere. Cosa hai detto? Ciao Daniela.
Dici? Ho detto Linda non mi pesa, se no se non mi pesa a casa. C'è tua figlia che ti guarda. Perché non la pesi? No, non è vero, non è vero. Una volta ti facevi pesare da me. È vero. Sono stata estromessa. È colpa mia, è colpa mia. Il tempo le volevi cioè, tra l'altro, aspetta un attimo, perché la camera di là si vede bene, quella di qua è gialla. Dato... Una volta Eranda veniva da me per pesarsi, adesso c'è solo Linda. Mi sento c'è via, c'è la via. No, fatela fare da Linda. Il dottor Pini vuole una via di Linda. Una non fa la via. Perché non ti fa la via? Perché non pesa nessuno, non la via. Vado. Maria Teresa, come ti sei pesata? Porco cane. Oggi ho visto tua figlia e ho conosciuto la tua nipotina. L'ultima via? È adorabile. Comunque, Maria Teresa, non ti devi pesare. Perché quel peso che tu hai letto sulla bilancia non è reale. Dipende dal fatto che hai mangiato. Ho mangiato cibi più ricchi, dipende dal fatto che hai mangiato delle magari farine molto raffinate, zuccheri raffinati, che richiamano acqua, quindi c'è tanto liquido. E non ti devi pesare, non mi peso fino al prossimo controllo, brava Daniela. Niente avanzi perché non mi sono portata a casa nulla e non ho cucinato niente, vinco facile, brava Valeria. Brava Valeria. Da almeno un etto e mezzo, due etti di verdura cruda, ogni volta. Allora. Non è lo stesso, dovrei bere acqua, però mi salvava la quell'atto lì. Però... Sì. Adesso arrivo a un litro... Maria Teresa dice che è contenta del suo peso, litro... è contenta di quello che è successo. E io capisco, però se tu ti pesi tra 3-4 giorni, già sarà molto di meno quell'800 grammi, non ci sarà più. Io sto guardando come ti guarda tua figlia. Ma già lei o... Sì. Gli sottecchi, abbiamo un sì, torno. Non riesco a parlare. No, ma me ne rendo conto, perché da quando ho cominciato Daniela mi dice, ma vedo il salame. Sì, Daniela, è un aperitivo. Magari... Punto. Oggi si vesteggia... Magari tornare indietro è facile, però quando mi attacco la bottiglia... È buono che è. Buono che è? Anche perché io per 9 mesi non ho mangiato il salame, quindi mi dovete lasciare stare sul salame. Non lo capisco, perché non sono tutto. Non è vero. Ciao Nadia. È vero, Beh, cioè io quando bevo esatto, quel Daniela. Mezzo litro... Infatti sono contenta, ho voluto verificare. Va bene Maria Teresa, però secondo me... Cioè non è la tisana che dici l'acqua mi... Cioè, sono quelli che ti dicono l'acqua... No, allora, qualcun altro mi racconta qualcosa, sennò io vado a festeggiare il mio aperitivo. Oltre al dottor Pini, che vabbè, palesemente barato per vincere, perché se una scommessa è una scommessa... Concorde a barato. Allora, aspettate, ditelo tutti. Dovete sapere, non credo. No, non lo sa nessuno. Fate outing. Allora, alle mie pazienti voglio dire che io ho messo su una triade mostruosa. Uno, due e tre. Tre persone. La vostra Linda, che voi l'amate tanto, così brava, i suoi silenzi, la sua gentilezza. Sono delle persone orribili perché hanno messo su un toto parto. E c'era anche il toto nome. Sì, che non ha vinto. Quindi c'era il toto parto che era... Io però l'ho indovinato. Eralda, raccontaci tu. Allora, ti ha tirato fuori il toto parto. Abbiamo fatto questo toto data parto in cui abbiamo il dottor Fili vinceva che ci andava più vicino. Vince, ovviamente vinceva che andava più vicino alla data del parto. Alla roulette. Io ho proprio... Vince che ci va più vicino o chi indovina il numero? Dipende dal regolamento. Sì, ma noi nel regolamento avevamo messo che avrebbe vinto anche chi ci andava più vicino. Era così. Hai partecipato tu? Io lo sapevo. Il video era tuo. Poi scusami, no, aspettate, devo aprire una parentesi. Aspetta, ma hai vinto proprio o ci sei andato vicino? Sono andato più vicino. Più vicino. Però perché aspetta, hai detto? Due modalità. No, no. Allora. No, in realtà il toto parto era... Era complicato. In due fasce. Sì, esatto. Parto naturale, parto cesareo. Così avevamo la scelta di parto naturale. Una data a testa. Parto cesareo, una data a testa. Io ho vinto chiaramente la data del cesareo. Sì, ma che data hai messo? Uno. Il primo. E chi, quando mai operano un giorno di festa? Esatto. Ma loro dovrebbe essere stata un'urgenzora della Madonna. Ma fortunatamente... Belli che siete. Grazie, Nadia. Anzi. Meno male. E là c'è il frutto della storia. Amore.
Ma hai sentito cosa scommettevano su di te, ti rendi conto? Mi hai fatto guadagnare un aperitivo. E anche sul nome. Adesso scommettiamo su quando uscirai la prima volta. Sul nome male. Con un ragazzo? Mai. Allora, quanti nomi avete tirato fuori a testa? Allora, io avevo scelto sì, io ho scelto Iris. Cioè, avete deciso voi che era vicino, va bene. È un fiore. Però è un fiore. Vabbè, ok. Allora, lei ha scelto, Sara è un nome. Lei ha scelto Magamago, però si è avvicinata alla madre. Ciao, no, Barbara. Grazie, Daniela, grazie. Apprezziamo molto i complimenti a Dalia. Ma il nome era troppo difficile. Io non ma quanto è bella Dalia. Anche Maria Teresa. Non me l'ha detto. Grazie. Perché mi ha detto... Dovete sapere che io il nome di mia figlia non lo volevo dire a nessuno. Non l'abbiamo detto. Non l'abbiamo detto a nessuno. Cioè, non, e il dottor Pini ci sta raccontando, scusami, racconterò a tutti come mai che l'hai scoperto da solo. Tanto non l'ho scoperto. Come no? Una volta hai detto che il nome era breve. E vabbè, comprende okay. Solo 8 milioni di nomi. E un'altra volta avevi detto con un non detto nel fatto che si trattasse un più fiore. Quindi restringe il campo. Cosa Iris? Viola. Ma Dalia mi è venuto così spontaneo. No, se per qualche ragione. No, per qualche ragione io ho sbagliato e ti ho detto che cominciava con la D. No, non l'hai detto a me. L'ho detto. No, oggi abbiamo incontrato degli amici di mia madre. Poi tu hai fatto poker face, non e l'hai detto. E la loro nipotina si chiama Dalia. Ma va? Ah, certo non c'eri. E io non c'ero. No, perché oggi Dalia è stata col papà. Cioè, ragazzi, scusa, facci capire. Rifai. Volevo dirti che è tua figlia, non è che mi stai facendo un favore. Daniela ci saluta che va a lavorare. Concordo. C'hai sonno? Sì, è stata col papà perché io ho lavorato per voi. Sto producendo nuovi. Aspetta, Io, quando ho quella mezz'ora, non è che dici mi faccio una dose. Vabbè, però mi sono messa lì e sto producendo dei materiali per voi, Sempre per voi lavoro. Invece di stare. Ma poi questa cosina qui. Ciao amore, ciao tesoro, vai ciao a tutti, ciao amore. Non volete dirmi? Vabbè, basta. Ragazzi, allora, ora che avete appreso il retroscena di queste persone che voi ritenete adorabili, guardate un po' con chi mi sono circondata. Questa è la nostra seconda cena di Natale. L'anno scorso ovviamente c'eravamo noi, Linda non c'era e c'era Valeria che verrà anche stasera, perché Valeria è quella che mi aiuta sempre nelle dirette e ci aiuta anche col, come si chiama, con l'arredamento. L'anno scorso non l'abbiamo inaugurato, due anni fa abbiamo inaugurato. Ma non abbiamo fatto inaugurazione perché era in pieno Covid, non l'abbiamo fatto. Quindi, tra l'altro noi abbiamo fatto un anno di Eralda, il 16 di novembre, che io avevo altro a cui pensare, non l'ho festeggiata adeguatamente. Eralda ha fatto un anno con me e con noi, quindi... E comunque Linda a maggio ha cominciato, quindi Linda... Tu Pini, quando è che hai iniziato a rompere le balle? Non è così lontana anche la dottoressa Linda. Il dottor Pini, allora... Bisogna dire una cosa, è pesante come un macigno, no? Però obiettivamente diciamo se io mi sono dedicata in esclusiva alla libera professione, quindi se mi sono cominciato a fare le dirette, a fare le ricette, ho cominciato a stare prevalentemente solo in studio, è anche merito suo. Non è solo merito tuo perché ho deciso io. Chi è stato quello che ha messo la pulce? Mi sono sbrodata. Ma probabilmente non avevo ancora girato. Aiutato, è venuto con noi a Roma. Sì, è vero, è venuto con noi a quel convegno di nutrizionisti, ci ha aiutato con la bimba. Sarebbe venuto lo stesso. Sì, però volevo fare bella figura. Vabbè, comunque... Cioè, sei un pirla, volevo fare una bella figura. Io dico le cose come stanno. Sì, insomma che è stato anche merito suo, se... Non della figlia. La figlia no, per fortuna. No, però se abbiamo deciso di mollare tutto, il lavoro fisso, il posto fisso, e dedicarmi solo a voi, è anche merito di questo pelatone qui. Dove? E a gennaio saranno circa 18 anni che ci conosciamo. No, era l'inverno. No, l'inverno. Sì, però 2023, 2004, 2005, 2004, 2005. 2005 siete maggiorenni. Quanti anni?
È 18. Caspita, è impegnativo. Ciao Italia. Pensa che quando la nostra figlia sarà maggiorenne vi conoscerete da 36. Mamma mia, che cosa impegnativa da dire. Ma nostra figlia per adesso c'ha due, non ha due mesi. Lasciamo stare. Allora, insomma, ragazzi, noi adesso andiamo a cena fuori. Mi vogliono mangiare la figlia. Geralda è cannibale. E perché non vede le coscettine? Che bellissimo. Andiamo, cioè, ce ne andiamo a cena fuori a festeggiare. Spero che voi abbiate festeggiato adeguatamente. E no, vi ringrazio perché se possiamo festeggiare il Natale tutti insieme è anche merito vostro, perché siete grande. E quindi la nostra famiglia cresce. E questo mi fa estremamente piacere. Quindi ci vediamo domani per la prossima diretta. E per ora buona serata a tutte, auguri, fate gli auguri a tutti. Auguri a tutti, auguri. Buon anno. Aspetta, è che non si è girata la videocamera. No, devo andare. Salutate velocissimo. Buon anno, buon anno, buon anno. Ciao a tutti. No, no.